Terza corsa di Palermo, corsa nazionale, indigeni di 3 anni al via sul Mio, guidati dai gentleman, sono in 14, favori per il numero 5 Smeriglio Jet, si va allo stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede emergere proprio il favorito della corsa, Smeriglio Jet, che aggira Sion Derum, che è il controfavorito e si sistema in seconda posizione, poi è partito benino anche Scudo Petral che cerca un posto in corda che però riesce adesso a sottolineare. A Steccaia Lunga che deve adeguarsi in quarta posizione, via via tutti gli altri. Dunque, al comando il favorito della corsa, Smeriglio Jet, che precede l'altro cavallo più seguito dagli scommettitori, ovvero il numero 3 di Sion Derum. Poi dietro i due, Fila Indiana con in terza posizione il numero 6 di Scudo Petral che precede il 4 di Steccaia Lunga. Adesso per linee esterne prova a venire avanti Sol N nel numero 12, si tratta di Sexy degli Ulivi che cerca di farsi avanti, anche su Shine Rab viene avanti per linee esterne, i cavalli stanno per transitare il paletto degli 800 metri, l'andatura è abbastanza normale sull'1,3, i cavalli adesso imboccano la retta di fronte, quindi si apprestano a transitare il paletto del primo chilometro che viene percorso in un tutto sommato comodo 18,2, 18,3 per il capofila Smeriglio Jet che comunque sembra governare senza grossi problemi la situazione, anche perché dalle retrovie nessuno riesce a farsi avanti, poca combattività, devo dire, da parte dei cavalli, diciamo, delle retrovie che dovevano farsi avanti, anche perché adesso naturalmente è cambiata la musica. Dopo il primo chilometro tutto sommato tranquillo, Smeriglio Jet ha allungato la cadenza, resta però la minaccia di Sion Derum, che Vincenzo Venezia prova a spostare al largo, ma l'impressione è che Smeriglio Jet la porti a casa senza grossi problemi, e così è. Infatti vince Smeriglio Jet molto chiaramente favorito, 1,79 la quota, Santo Giordano in sediolo, training di Natale Cintura, i colori sono quelli della scuderia Giro Alfa. 2-3 scarsi sul mio cronometro, quindi un tempo sotto l'1,17 di qualche decimo, secondo Sion Derum, mentre per il terzo posto dovrebbe essere riuscito ancora Scudo Petral a tenere la posizione guadagnata in partenza. Il replay adesso ci chiarirà se abbiamo visto correttamente, così è infatti, dunque in numeri 5-3-6, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della terza corsa di Palermo.